Abbiamo visto il mondo dell'icona, che è il mondo soprattutto della spiritualità dell'Oriente, del grande, perché il cristianesimo è nato appunto in Oriente e quindi la tradizione ortodossa è un po', come dire, la culla. Ma noi occidentali abbiamo fatto anche un altro cammino rispetto, ecco, all'Oriente. Ecco, allora questa mattina facciamo questo momento insieme alla fotografia di Giovanni Padroni. Io ho conosciuto Giovanni Padroni come fotografo e sono rimasto così incantato dalla bellezza di queste immagini, in cui mi sono accorto che c'era dietro evidentemente anche una grande ricerca spirituale. E quindi ho sollecitato. Non sollecitato, ho pregato Giovanni di mettere per iscritto, ecco, tante sue ricerche, intuizioni che aveva appunto attraverso le immagini della fotografia. E quindi è nato questo libro. È nato questo libro perché appunto io l'ho pregato più volte come artista di lasciare una traccia, evidentemente, anche della parola, della sua ricerca. Ecco, la cosa bella di queste fotografie, di questo libro di Giovanni Padroni è soltanto il fatto appunto della bellezza, che è proprio la caratteristica che distingue proprio questa seconda metà del Novecento e arriva praticamente fino ad oggi, e di cui la fotografia è diventata anche questo un linguaggio estetico, non soltanto un'illustrazione, un cogliere l'attimo di qualche cosa, ma invece una ricerca proprio della bellezza. Ecco, quindi nella storia dell'arte impariamo cosa sia il fatto estetico, ma anche la fotografia moderna è riuscita in qualche modo a farci fare un'educazione anche questa estetica. E questa è la novità appunto di questa mattina. Noi uniamo, oltre che il discorso delle icone, per mostrare come l'arte si nutre veramente appunto di tante suggestioni, no? La fotografia di Giovanni Padroni, infatti, chiama in causa, come chiamerebbe un bel quadro o di Michelangelo o di cosa, ovviamente facendo le differenze, interpella la nostra sensibilità, perché ci fa vedere della natura e degli aspetti della realtà, dei colori, delle cose che ad occhio nudo non vedremmo, oppure l'occhio si confonde. Da sempre l'arte ha avuto questa grande capacità di andare nel particolare. Ecco, noi pensiamo invece che dipingere, per esempio, sia così soltanto un fatto libero, e invece la grandezza della bellezza dell'arte è proprio quella di farci vedere un particolare che evidentemente noi tante volte ad occhio nudo non cogliamo. E questa è anche la poesia, questa è l'estetica, farci vedere le cose oltre i segni, i colori, oltre evidentemente, ma farci cogliere questa bellezza che sta nascosta anche nella natura. Giovanni spiegherà meglio di me attraverso le immagini cosa voglio dire con questa poesia e bellezza che sta nascosta nella natura, negli aspetti del cose, i colori, la bellezza di certi colori. È questo che mi aveva colpito molto nella fotografia di Giovanni Padroni, per cui io sono molto orgoglioso che abbia scritto finalmente questo libro e l'abbiamo pubblicato, e il libro ci viene molto richiesto da tante persone perché si accorgono che è una fotografia molto molto estetica, molto bella. E questo è il Quindi Giovanni poi spiegherà meglio tutto questo. E io sono anche felice questa mattina di poter passare questo momento con voi, perché
Sono felice perché esiste a Firenze una scuola d'arte sacra. E quindi il mio ringraziamento è innanzitutto per i vostri direttori della scuola, Giancarlo, la Stefania, perché ecco, non è soltanto una scuola evidentemente di imparare a dipingere o di imparare a fare cose belle, cose, ma è una scuola che vuole portare avanti anche un come dire, l'ispirazione che gli artisti in qualche modo devono avere, altrimenti sono semplicemente, come dire, degli amanuensi, se così posso dire. Facciamo un piccolo passo indietro nel Novecento, che è stato un secolo apparentemente molto estetico, ma anche dobbiamo dire la verità che purtroppo anche l'arte ha preso una strada in qualche modo che ha portato in qualche modo anche alla dissoluzione del fatto estetico. Ecco, noi dell'arte del Novecento ammiriamo tanti grandi artisti, non fosse altro che i nomi più celebri sono gli impressionisti francesi, poi ci sono gli espressionisti, ma Lunko, a parte la grandezza certamente di quest'arte che non voglio mettere minimamente in discussione, è il presupposto che invece ha creato evidentemente poi all'arte un vicolo cieco, quello che noi stiamo vivendo in qualche modo in questo momento, dove gli artisti sono isolati, non hanno assolutamente, come dire, un grande seguito nel campo della cultura, perché ammiriamo soltanto un passato. Io ho studiato a Firenze alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, dove a Firenze c'era molto fermento da un punto di vista estetico, di arte. Firenze era piena di mostre di pittori moderni, di pittori. Io studiavo con mio fratello che studiava le belle arti, mentre io appunto studiavo in qualche modo all'università. Ecco, io e mio fratello passavamo la domenica, dopo che andavamo alla messa, agli Uffizi, dove mio fratello imparava a copiare evidentemente i grandi capolavori. Passavamo la domenica, perché al tempo gli Uffizi non erano così, come dire, inondati di turisti. E mio fratello era veramente diventato molto bravo nel saper imparare una tecnica, e quindi l'arte ha bisogno di una tecnica, e non è possibile fare arte senza in qualche modo la tecnica. Ecco perché la scuola è importante, importantissima. Ecco, ma mio fratello, ecco, non seguiva soltanto me, che evidentemente cercavo di aiutarlo. Sentiva molto le critiche che gli facevano anche a scuola, che il suo modo di dipingere era un modo di dipingere tradizionale. In quel momento, perché io ho studiato filosofia, quindi ero molto interessato alle domande nascoste, in quel momento ho intuito, e poi l'ho sviluppato con i miei studi anche di estetica che ho fatto non solo all'università ma anche con la musica, con tante altre cose, perché l'arte è stato sempre il mio punto di riferimento. E ho imparato che l'equivoco, l'inganno, diciamo, era in questo concetto del progresso, che è un concetto filosofico, storico, sociale, ma che ha toccato molto anche il fatto estetico. E l'arte certamente è un fatto sempre di rinnovamento, ma l'arte non può essere un progresso nel senso soltanto tecnico. Il Novecento ha sviluppato molto l'idea del progresso soltanto tecnologico e ha coinvolto anche il discorso, ecco, l'arte non è,
non può essere questa cosa qui, perché la sua funzione è un'altra. Non è appunto quella, evidentemente, di cambiare evidentemente le cose, ma di cambiare noi stessi. È colui il quale appunto vede l'opera d'arte. Ecco, e quindi mio fratello, per usare questa mia esperienza, ha abbandonato appunto lo studio della cosiddetta tradizione, del passato, eccetera, queste cose qui, e ha cominciato a dipingere liberamente, perdendo un talento, un grande talento, secondo me. Questo è una cosa importante che nessuno dice, ma l'esperienza poi degli artisti è quella vera, insomma, non sono soltanto le cose teoriche, insomma, importanti. Quello che importa è che mio fratello ha perso veramente la grande capacità che aveva, stando la domenica a contemplare queste grandi opere d'arte degli Uffizi e imparando evidentemente un mondo che è un mondo interiore, più che essere un mondo esteriore. E senza che se ne sia accorto, gli è stato inculcato, come dire, questo veleno, secondo me un piccolo veleno, che l'artista è semplicemente una persona che evidentemente liberamente appunto crea il cosiddetto arte o la bellezza soggettiva. Non qualcosa che possa servire anche agli altri per ammirare appunto le opere. Questo era veramente l'inganno. Attraverso l'idea del progresso veniva avanzata semplicemente quella che oggi noi sappiamo molto bene, che è una cosa, che il cosiddetto narcisismo. L'individuo che si rispecchia soltanto in se stesso e basta. Mio fratello ha perso il talento. Allora, questa è stata per me una cosa molto tragica, perché io non riuscivo a risolvergli le critiche che gli facevano dall'esterno. Ovviamente era molto giovane e quindi sentiva le critiche e ascoltava più le critiche esterne. Ora, il discorso invece della bellezza estetica, è un frutto anche di una cultura estetica. Per esempio, di quei lavori che faceva mio fratello, molti disegni, molte cose di quell'anno, non siamo riusciti noi due, io e mio fratello, a salvare niente, perché gli amici che venivano e cose c'era hanno, per così dire, portato via tutto, ora uno, ora l'altro, e questo e quello. E mio fratello non è stato più capace di disegnare con quella bellezza, evidentemente, che invece aveva imparato ascoltando gli altri artisti agli Uffizi. Mi rendo conto che stamattina vi dico soltanto una serie di problemi. Non li ho sviluppati, ma questo è quello che dovrebbe fare una scuola, di sviluppare molto questo tipo di domande. Che cos'è veramente arte? Che cos'è quell'arte che io, guardando agli Uffizi, un Botticelli, un Michelangelo, cioè improvvisamente mi fermo e dico, toh, com'è bello, perché è bello? Nella vita ci sono tutto è bello? No, io mi fermo soltanto di fronte ad alcune cose che sono appunto belle. Ecco, questa è appunto la prima grande domanda che bisogna farsi. Ecco, e quindi ecco la domanda: che cos'è veramente arte? L'arte sacra, per esempio, viene considerata dagli intellettuali della cosa arte come quella la cosiddetta profana? No, per una serie di pregiudizi. Quindi ci sono tanti pregiudizi anche nel mondo dell'arte. L'altra, quindi, sono domande
Non vi sto, come dire, cercando di convincere. Oddio. Pongo soltanto delle domande per me che l'arte è qualcosa di assolutamente indispensabile anche per vivere e per amare evidentemente anche in qualche modo la vita. Che cos'è l'arte? Perché definiamo arte sacra? E l'arte sacra è arte altrettanto quanto l'altra arte, ma una terza domanda ancora più, come dire, più forte. Ecco, dato per scontato che indubbiamente l'arte, cioè la tecnica è assolutamente, ripeto, indispensabile. Senza tecnica non c'è arte. Se io non avessi imparato a studiare, come dire, la tecnica dello strumento, non potrei suonare, perché pur sentendo la bellezza della musica di Bach, come vi ho suonato in chiesa, o di Albinoni, non la potrei esprimere perché non ho la tecnica. Quindi la tecnica è fondamentale, ma la tecnica da sola non basta. Ecco, quindi una certa ideologia che oggi possiamo dire certamente guardandola con gli occhi del passato, una certa ideologia di sinistra ha giustificato soltanto l'arte perché serviva evidentemente a uno scopo che era molto politico, che era molto, come dire, cosa serviva per quello. E quindi tutte le arti venivano giustificate se evidentemente alludevano in qualche modo a un problema politico, un problema storico. Ecco, quindi è stato agito sull'artista perché evidentemente l'artista fosse semplicemente, ecco, a servizio di qualcos'altro, che appunto in questo caso politico. Da quel momento l'arte ha perso la funzione della cultura, cioè di parlare evidentemente a tutti e di suscitare un grande interesse. Quindi dagli anni 70-80 del Novecento noi abbiamo assistito a questa mancanza, evidentemente l'arte e gli artisti non interessano, diciamo così, al perché gli è inculcato che lui da solo può in qualche modo fare appunto arte. Invece l'arte è un fatto spirituale, non per dire subito cristiano, ma perché l'uomo, l'essere umano, ha questa tensione verso appunto ciò che è spirituale, ciò che immediatamente, oppure come abbiamo detto anche in chiesa, simbolico, evidentemente perché dietro i gesti, dietro per esempio il fatto che io do, offro a una ragazza un mazzo di fiori, ecco, non c'è soltanto il gesto, ma quello che significa il gesto di quella. È un fatto spirituale. Il regalo che faccio a un'amica, un'amica, la gentilezza, lo stringergli la mano, il sorriso e cose del genere, non è soltanto sorriso oppure formalismo, come dire, cosa. È un modo evidentemente di dire che noi esseri umani sentiamo molto evidentemente questo mondo nascosto nella nostra vita, ma che noi abbiamo. Mi avvio alla conclusione perché qui io vi ho buttato soltanto questioni. Come deve fare una scuola? Perché la cosa bella della scuola è che ci pone delle domande. E noi attraverso queste domande cresciamo e diventiamo. Allora mi avvio verso la conclusione e dico che cos'è che la bellezza appunto che a me colpisce in un bellissimo quadro di Michelangelo, di Caravaggio e di tutti gli altri artisti che noi ormai nei musei ammiriamo e riteniamo che sia veramente l'arte. Per esempio, in questo momento a Firenze c'è una bella mostra di Andrea del Castagno
evidentemente che non Andrea del Castagno, dunque Verrocchio, sì, scusate, del Verrocchio, che io sono andato a vedere ed era bellissimo veramente come il maestro avesse sviluppato veramente negli allievi non solo una tradizione, quindi la bellezza della tecnica anche tradizionale, ma anche avesse permesso a ognuno di sviluppare una propria spiritualità, ecco, nel discorso dell'arte. Ecco, mi avvio alla conclusione. Allora, che cos'è la bellezza che noi ammiriamo quando vediamo un bel quadro, che non importa che sia del passato, del presente, ma diciamo, mi fermo, è bello. Che cos'è? Un grande autore l'ha fatto capire, e questo è quello che, l'ultimo messaggio che vi do prima di lasciare la parola a Giovanni, che insomma vi darà molto anche lui, fa un grande esempio. Non tutto quello che nella natura noi vediamo è bello, no? Spesso e volentieri ci sono anche tante cose brutte. Allora che cos'è che diciamo che è bello? Fa l'esempio del diamante. Il diamante, come tutti sapete, è fatto anche di carbone, chimicamente, insomma, no? Ma che cos'è che rende il diamante così bello? Come dice questo autore, è una materia illuminata. Il diamante è qualcosa che emana luce, che emana qualche cosa. Ecco, questo è quello che noi intendiamo con la bellezza. E allora, dopo il percorso che ho fatto anche sulle questioni che dovremmo molto dibattere e nel campo oggi dell'arte, che cos'è arte, perché parliamo di arte sacra, cos'è stato il fatto che la tradizione è stata spezzata veramente in maniera così violenta e cose eccetera, noi dobbiamo domandarci oggi che cos'è che l'uomo contemporaneo cerca nella bellezza, perché la cerca, la bellezza. Ed ecco la fotografia è riuscita a dirci evidentemente quella bellezza che cercavamo. Ecco, la fotografia si è sostituita a tutte le discussioni che io stamattina ho buttato lì per dirvi come è complesso il mondo dell'arte, come è affascinante anche, almeno per me, io spero che anche tutti gli altri possano essere così. Perché appunto quando io guardo agli Uffizi una Madonna di Raffaello, ecco, non è soltanto, come purtroppo una tradizione della storia dell'arte ci ha detto, il cromatismo, la linea, la prospettiva, tutte cose buone, no? Ma è invece il mondo spirituale di Raffaello che è veramente importante, perché lui è riuscito a fare quelle Madonne e quei quadri perché nel Rinascimento e nell'Umanesimo ancora la religione cristiana era il loro linguaggio con cui esprimevano questo fatto spirituale. E quindi se non ci fosse stata la fede cristiana nel 400 e nel 500, questa è la grande cosa che dobbiamo dire con grande cosa, se non ci fosse stata la fede cristiana, probabilmente avrebbero espresso altre cose, forse altrettanto belle, chi lo sa, nessuno può dirlo. Però senza la cultura cristiana, gli artisti l'avevano in qualche modo incorporata dentro di sé, e dunque l'arte ha bisogno di una cultura. L'arte ha bisogno, e a maggior ragione la cosiddetta arte sacra deve aver bisogno della sua cultura specifica, religiosa. Ecco perché stamattina abbiamo cominciato con il discorso dell'icona, in cui Bernardo ci diceva che l'artista è altrettanto importante quanto il contenuto del quadro che in qualche modo ci dà. Quindi coltivare l'artista è coltivare veramente anche l'arte nel vero senso della parola.
E quindi ecco, la fotografia oggi ci mette nella nostalgia di questa bellezza, perché è proprio un cammino di nostalgia in cui l'uomo contemporaneo sente il richiamo di questa bellezza che riluce non soltanto nelle cose, ma perché appunto le cose hanno una luce, hanno appunto, e come diceva questo autore, l'arte è materia illuminata, materia che emana luce in qualsiasi modo, anche facendo arte profana. Arte, un paesaggio, perché no, anche un nudo, eccetera, queste cose, ma deve in qualche modo emanare questa luce. Questa è la bellezza che l'uomo di oggi, in qualche modo, io credo, cerca. Grazie. Grazie, anzitutto grazie Stefania, grazie Don Carmelo. Questo invito mi onora molto, mi fa molto piacere. I ringraziamenti che spesso nei convegni sono di rito, vorrei che fossero qualcosa di diverso, perché mi sento di ringraziare per questa giornata, perché questa giornata mi pare rappresenti non il punto di arrivo, ma un punto importante rispetto a delle idee che io ho maturato. Non sono un economista pentito, sono un economista che continua a lavorare nel campo dell'economia, ma che a un certo punto si è accorto che l'economia da solo non basta più, come non basta più la tecnologia, come non bastano più i singoli aspetti, ma bisogna avere una visione globale dei problemi. E l'idea, il pensiero, l'immagine di Don Carmelo rispetto al diamante, un tema, un'immagine che anche a me piace moltissimo. Il diamante ha tante valenze, ma è anche fatto di tante facce. Ognuno di noi si deve applicare ad una faccia, perché è giusto che l'economista faccia l'economista, che il giurista faccia il giurista, che il medico faccia il medico. Però è importante sapere che la luce che colpisce una faccia poi viene rifratta e viene magicamente amplificata da questa straordinaria oggetto che è il diamante. Allora c'è una molteplicità di relazioni, di sinergie. Mi chiedo che differenza c'è tra un diamante e un pezzo di carbone. Sono due entità fatte di atomi di carbonio, ma mentre nel carbone gli atomi sono messi in modo disordinato, nel diamante sono posti in modo ordinato. C'è una relazione e quindi c'è una sinergia e quindi c'è qualcosa che amplifica e espande la luce. E nel Duomo di Pisa dell'abside c'è scritto Ego sum lux mundi. Il pancreatore è luce del mondo. La luce porta informazioni, conoscenze. Oggi noi non abbiamo più i cavi per parlare di tecnologia piegata ad un altro concetto. Non ci sono più i cavi di rame, ci sono le fibre ottiche che portano una quantità enorme di informazioni e di conoscenze. Allora, la luce è davvero qualche cosa che ci aiuta a capire. Che cos'è la fotografia? È scrivere con la luce. Io devo ringraziare molto Don Carmelo e la comunità di San Leolino perché questo libro è nato, io l'ho scritto, ma in realtà sono stato l'amanuense, i pensieri, i suggerimenti, le idee, le sollecitazioni, gli stimoli, le provocazioni, sono loro, sono della comunità e sono e in particolare di Don Carmelo. Venivo da una conferenza fatta per la scuola normale a Colle Valdelsa con mia moglie e casualmente tanti anni fa girovagamo per il Chianti. Ad un certo punto non so perché ci siamo fermati in un albergo e ho visto un campanile, ho detto che cos'è? E mi hanno detto è una comunità di San Leolino. Il giorno dopo ho conosciuto Don Carmelo e ho immediatamente compreso che la loro vocazione, che la loro
orientamento a interpretare la cultura, la bellezza, l'arte in una chiave orientata all'uomo che ha una dimensione materiale e spirituale, era quello che cercavo. E mi hanno fatto fare alcune conferenze e ad un certo punto Don Carmelo mi ha detto: perché non metti insieme queste conferenze e ne fai un libro? Io che avevo scritto, avevo pubblicato tanti libri di fotografia, a un certo punto ho deciso di chiedermi perché fotografo, che cosa sto facendo, che senso ha, qual è la filosofia di quello che sto facendo. Prendo il termine filosofia e mi inginocchio di fronte al filosofo, ma la filosofia, dice Giovanni Paolo II, è chiedersi perché. E chiedersi perché. Lo dicevo di fronte al professor Bodei, che a Pisa ha presentato questo libro, e tu c'eri insieme al professor Bodei, e gli dicevo in un'altra occasione: tu ovviamente sei un illustre accademico, ma il pastore che alcuni millenni fa vigilava le pecore, guardava il cielo e contava le stelle e si faceva delle domande, era un pastore, non aveva fatto, era un filosofo, non aveva fatto la facoltà di filosofia, però si domandava perché. Allora, quello che stiamo facendo oggi non è tanto dare delle risposte, l'ha detto bene Don Carmelo, non è dare delle risposte, è farsi delle domande e cercare di capire. E vi dirò una cosa che forse vi stupirà. Io ho conosciuto, e non sapevo che era probabilmente il più grande matematico del Novecento, il professor Ennio De Giorgi, e Ennio De Giorgi mi diceva, e ha scritto, e l'ho citato anche in questo libro: la soluzione di un teorema deve essere bella. È straordinaria questa affermazione fatta da un grande matematico, deve essere bella. E allora ho ripensato al Kaloska e Agathos, il bello e il buono, e il vero, diciamo. E allora, se noi riusciamo attraverso le nostri pensieri, Carmelo, hai gettato dei semi, hai fatto delle domande, ti sei data delle risposte, hai posto altre domande, hai gettato dei semi. Ecco, questo che è la meraviglia di questa coniugazione, che oggi in qualche modo ha una piccola luce, ma vorrei che andasse avanti questa luce. Il legame tra la scuola di arte sacra e questa comunità che ha scelto di far della bellezza, dell'arte, della cultura, dei valori che aiutano l'uomo, a dare verso Dio, ma che aiutano l'uomo a realizzarsi meglio nella propria vita, nel proprio lavoro. Qualche giorno fa è stato pubblicato un articolo sul Sole 24 Ore, il cui titolo era: gli economisti più bravi leggono Tolstoi. Gli economisti più bravi leggono Tolstoi, frutto di una ricerca. Non mi soffermo, perché era un articolo in qualche modo provocatorio, che voleva semplicemente dire che anche l'economista oggi ha bisogno di ampliare il proprio campo di osservazione. E un altro autore importante, Jan Kregel, che è un economista di grande valore, un po' keynesiano, ha scritto un libro che mi ha molto influenzato, e in questo libro, che è frutto di una ricerca tra molti premi Nobel o Nobel del mondo, e lui ha scoperto che molti avevano una capacità di entrare in una relazione molto stretta con l'arte: molti musicisti, molti pittori, molti scultori, molti fotografi, molti economisti che si arricchivano con questo contributo, molti musicisti. E questo mi ha fatto ulteriormente riflettere su questa capacità di una fertilizzazione incrociata. È quello che diceva Don Carmelo: l'uomo ha tante dimensioni, e la capacità di valorizzare alcune parti non deve essere
intesa come minimizzare il contributo ad altri. Noi siamo ricchi perché siamo complessivamente in un'unità di vita che ci dà la capacità di essere migliori e più grandi e più intensamente felici intimamente e dare di più agli altri. Don Carmelo parlava della bellezza. Io mi sono in questo libro, in cui, ripeto, dopo aver fatto tante fotografie, dopo aver fatto tante mostre, tanti quadri, mi sono chiesto perché, che cos'è, che sto facendo, che cos'è la bellezza. Voi sapete che molti illustri studiosi parlano di bellezza. A me è piaciuto, e l'ho anche ricordato nel libro, ricordare un ignoto poeta africano che ha detto: bellezza è quello che non ti stanchi mai di vedere. Non è una definizione scientifica, non è una definizione particolarmente così elaborata, ma mi è piaciuta perché c'è insieme l'aspetto razionale e non razionale. La bellezza mi ha interrogato, mi ha aiutato ad acquisire, a migliorare quella capacità di andare verso anche il mistero, lo stupore e l'ammirazione che noi abbiamo verso qualcosa. Quando io fotografo un fiore o una persona o un sorriso, ho proprio stupore e ammirazione. Ho cercato in questo libro di trovare delle sintonie, di leggere l'evoluzione della fotografia, che come sapete è relativamente recente, circa metà dell'Ottocento, con analoghi movimenti, cambiamenti, idee, suggerimenti, autori nelle altre manifestazioni figurative o appartenenti ad altre arti. E mi è sembrato, e ho cercato di scriverlo, mi è sembrato di trovare delle analogie molto importanti, molto significative nell'evoluzione della musica, nell'evoluzione ma della stessa filosofia, nell'evoluzione delle arti figurative, a significare che il vero cambiamento non è soltanto in una tipologia dell'arte, ma è nel pensiero dell'uomo. E quindi si può dire, Don Carmelo, nella filosofia dell'uomo, nel sentire dell'uomo, nel pensiero dell'uomo. Allora c'è questo cambiamento, c'è questo movimento che però poi può essere letto attraverso la pittura, la scultura, la musica, la filosofia, la fotografia. Quindi la fotografia, scrivere con la luce, che cosa? Non tanto quello che si vede, non è una rappresentazione la fotografia, ma è una relazione tra l'autore e ciò che sta fotografando. Io ho scritto che ho imparato molto: per fotografare una cosa bisogna amarla, bisogna sentirla, bisogna essere in una sintonia con questo oggetto, altrimenti non si riesce a fare una cosa buona. Ma aiuta anche a capire perché cercare di entrare in un rapporto sintonico e simbiotico con un oggetto, una persona, una situazione, ti aiuta a capire e a maturare. E che cos'è la nostra ricchezza? Io che sono un economista, che insegno cerco di insegnare come si fa finanza, come si fa economia, dico: la ricchezza più grande è la conoscenza, è l'informazione, è la crescita, è la capacità di capire. Ecco, allora la fotografia forse personalmente mi ha aiutato, e vorrei che ci fosse anche la capacità di trasmettere ad altri questo valore della fotografia. Tra i moltissimi, leggevo proprio nei giorni scorsi Man Ray, che è un grande fotografo, e dice: fotografo più volentieri un'idea di un oggetto, un sogno piuttosto che un'idea, ma soprattutto ciò che già ha un'anima. E io ricordo che Don Carmelo, la comunità mi dettero immediatamente dopo che ci conoscemmo l'occasione di fare una mostra in questo meraviglioso chiostro che hanno a San Leolino, e l'occasione era la riflessione sulla lettera di Giovanni Paolo II agli artisti, e Giovanni Paolo II ricorda in modo straordinario che la
che la che l'arte e la bellezza sono qualcosa che ti portano da un mondo, diciamo, materiale a un mondo spirituale, qualche cosa che ti va, che ti aiuta a mettere in relazione tutte le tue tutte le, i tasti della tua del tuo straordinario strumento, che è materiale e immateriale. Abbiamo scoperto, e la fotografia mi ha aiutato a scoprire, che non c'è più un o, ma c'è un e, e quindi noi non dobbiamo più parlare di materiale o immateriale, oggettivo o soggettivo. Dobbiamo parlare di oggettivo e soggettivo, materiale e immateriale, terra e cielo, in qualche modo. Come ha detto Don Carmelo, come ho già ricordato io, la bellezza di questa giornata è proprio nella capacità non tanto di dare delle risposte, ma di formulare delle domande, di creare delle condizioni di arricchimento reciproco tra la scuola, di cui ho avuto l'onore di essere tra i soci fondatori, la scuola di arte sacra, e la comunità di San Leolino, che persegue questo straordinario obiettivo di vedere la cultura, la bellezza, l'arte per un arricchimento a tutto tondo dell'uomo, che ha bisogno di aspetti spirituali, che ha bisogno di introdurre aspetti spirituali negli aspetti materiali. Le immagini che, se avrete la cortesia di prestare attenzione e di, così, di accettare, le immagini che io ho cercato di raccogliere, di mettere in qualche modo insieme, sono molte immagini che troverete nel volume, rappresentano un percorso, una strada, rappresentano un tentativo di approfondire la conoscenza di fatti, persone, cose con lo spirito che ci siamo detti. Quindi queste fotografie del volume sono l'occasione di riflettere, come vedete, in tanti segmenti, dalla vita delle acque. L'acqua non è qualcosa di come tante altre cose, l'acqua è una cosa importante, ha un significato per la vita straordinario, qualcosa che è profondamente legato ai sacramenti, alla nostra vita spirituale come alla nostra vita materiale. E quindi ci sarà una riflessione sull'acqua modulata nelle sue manifestazioni. Questo è un percorso nella tenuta di San Rossore a Pisa. Poi ci saranno le nuvole, poi ci saranno il ghiaccio, poi ci sarà la neve, poi ci sarà i riflessi, e poi questa riflessione sugli alberi. Ecco, l'albero è un'altra cosa che mi affascina molto. L'albero è un monumento, l'albero è vita, l'albero è uno strumento di costruzioni che nel passato, ma non solo nel passato, ha rappresentato qualcosa di molto importante per l'uomo. E poi la tavolozza della flora, la flora che è così ricca di colori, ma non soltanto di colori. E poi le persone che ho cercato di raccontare nella bellezza di fare arte, e così la musica, e così lo scultore, e così il direttore d'orchestra, e poi i linguaggi dello spirito, i linguaggi dello spirito che parlano, parlano purché li si voglia e li si sappia ascoltare. E poi la voce dei silenzi, perché spesso i silenzi parlano con una voce e con delle modalità che ci aiutano molto a crescere. E poi gli sguardi, una realtà umana, ma non soltanto umana, che ci fa interagire quando ci guardiamo e quando guardiamo. Ecco, io non vorrei dire concludiamo. Una delle poche cose che correggo nelle tesi ai miei studenti è quando l'ultimo capitolo è sempre intitolato conclusioni, e io dico: non è mica un peccato mortale, ci mancherebbe altro, ma è bello, non si conclude mai nulla, siamo in progress. E allora metta considerazioni di sintesi, ma non concludiamo mai. Allora
nella mia fotografia, che è una ricerca, che è un amore, che è una capacità di interrogare soprattutto me stesso, e nelle immagini che vedrete, e che vi ringrazio anticipatamente per la pazienza, per la cortesia che avrete di osservarle, vogliono soltanto essere dei semi che spero possano dare frutti. Non pensiamo che i semi devono immediatamente dare frutto. Ripeto a me stesso, ai miei studenti, e lo ripeto agli amici, qualche volta nel deserto, e vedrete un'immagine presa dall'aereo del deserto, sembra un'immagine astratta, in realtà è la fotografia del deserto a 10.000 metri d'altezza all'alba. Ecco, nel deserto a volte dei semi rimangono anche 10-20 anni senza dare frutti. Noi abbiamo fretta, vorremmo che quello che facciamo immediatamente vedere un risultato. Dobbiamo avere umanamente, religiosamente, come gruppo, come persona, avere la capacità di sapere anche aspettare, seminare con amore, seminare con generosità, seminare anche con la pazienza, seminare con la speranza, perché quando poi dopo 5, 10, 20, a volte 30 anni cade qualche goccia di pioggia, immediatamente da quel seme, proprio nel giro di poche ore, viene fuori una pianta bellissima. Vi ringrazio della cortesia e dell'ascolto.